video e una nuova collaborazione, una mega collaborazione ideata da Tatiana Dollmakeup 21, sempre lei che ha delle idee favolose. Ha chiesto a me e altri youtuber che io conosco e che segue, quindi sono contentissima di fare questa collaborazione. Allora, la collaborazione si chiama 6 Tips for Back to School, quindi è una collaborazione a tema ritorno a scuola. Vi metto nell'info box i link di tutte le ragazze che parteciperanno e vi dico subito che io sono l'ultima a partecipare a questa collaborazione e ieri ha pubblicato il video appunto Tatiana Dollmakeup 21 e vi metto il link sempre sotto nell'info box. Io farò una video ricetta ovviamente. E volevo fare dei biscottini da portare appunto a scuola, biscottini all'avena e mirtilli rossi, che secondo me sono favolosi. Questa ricettina l'ho presa dal libro che ho messo come premio nel giveaway, quindi chi ha vinto il libro può fare questa ricettina. Mi ero dimenticata di mettere un ingrediente, comunque. Ho cambiato solo una cosa, non l'ho fatta con il burro ma ho messo l'olio di semi di girasole, adesso vi spiego. Allora, per fare tutti questi biscottini ci serviranno 100 g di mirtilli rossi essiccati, che io adoro, mamma che buoni, 75 g di farina, 250 g di fiocchi d'avena, 150 g di zucchero di canna, un uovo, un pizzico di sale e un cucchiaino di lievito in polvere e 100 ml di olio di semi di girasole appunto. Nella ricetta c'era il burro, però io ho voluto farle più leggeri e quindi ho messo l'olio. Se volete farlo con il burro, basta mettere 150 g di burro. Ok, ora che vi ho detto gli ingredienti, possiamo iniziare. Prendendo una ciotola, mettendo l'olio e mettendo lo zucchero all'interno. E accendiamo anche il forno a 190 gradi, che è tornata il periodo del forno acceso. Con una frusta amalgamiamo zucchero e olio. Dopo aver amalgamato bene olio e burro, aggiungiamo l'uovo. E amalgamiamo anche questo. Mettiamo da parte questa ciotola, ne prendiamo un'altra. Mettiamo tutti i fiocchi d'avena, che sono 250 grammi, mettiamo anche la farina, il pizzico di sale e il cucchiaino di lievito in polvere. Con una spatola amalgamiamo tutto insieme. Ah, io ho fatto anche un cambio perché nella ricetta c'era anche da aggiungere il cioccolato bianco al cocco, per io per fare una cosa un po' più con meno calorie ho scelto di fare questa qui. Mettiamo questi ingredienti secchi qui agli ingredienti di zucchero, cola e olio. Aggiungiamo tutto e mischiamo. Poi bisognerà iniziare a mischiare con le mani perché diventerà un pastone ovviamente. Mischiamo un po' con le mani per far amalgamare bene tutto. Oh, Dio, sono diventata la cosa. Ora aggiungiamo i mirtilli rossi e amalgamiamo tutti insieme. A questo punto prendiamo una placca con della carta da forno sopra e iniziamo a fare le nostre palline di biscotti, magari aiutandoci con un cucchiaio. Ne preleviamo un po' e cerchiamo di fare un po' una pallina, la mettiamo qui. Continuiamo così facendo tutte le palline. Ovviamente se voi la volete fare più grossa sta a voi, per ora ne ho fatti 12. L'info
trasformiamo appunto a 190 gradi per 10-12 minuti, ma comunque controllatevi, per come vi dico sempre, ogni forno è diverso, quindi allora in forno queste e ci rivediamo alla fine quando le ho infornate tutte. Ok, eccomi tornata con gli ultimi biscottini sfornati. Ne sono venuti 24 biscottini, e questi qua sono ancora un po' caldi, gli ultimi. Questi qua sono i biscottini carini con tutti i mirtillini sopra. Allora, hanno cotto 15 minuti, perché dopo i 10 ho guardato e li ho toccati, erano ancora un po' mollini. Allora li ho lasciati ancora 5 minuti, li ho tolti e infatti adesso si sono induriti completamente. Quindi ne sono venuti 24 con le dosi che vi ho dato. Ovviamente io li ho fatti un po' di forme a caso, cercando di farle un po' più tutte uguali, però ovviamente alcuni mi sono venuti più piccoli, altri più grandi, quindi comunque... Spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Secondo me è una cosa molto carina da portarsi a scuola, perché comunque dà un po' di energia. Poi ci sono i mirtilli che fanno veramente bene bene, infatti io ne ho una scorta piena e me li mangio praticamente ogni giorno. E comunque questi biscottini per la scuola secondo me sono fantastici. Spero che vi siano piaciuti, che vi sia piaciuto il video, che vi sia piaciuta la ricetta, che vi sia piaciuta anche la collaborazione. Andate a vedere assolutamente tutti i video delle altre ragazze, i link li trovate sotto nell'info box, e fatemi sapere cosa ne pensate. Ringrazio ancora Tatiana per questa proposta, mando un bacio a lei e a tutte le altre che hanno collaborato, che tra l'altro sono per esempio Elena Stardust, Letizia Trapletti, Il mio mondo in un click, Bea Osaki. Comunque sono tutte ragazze che io seguo e che mi piacciono un sacco. Quindi spero che questa ricettina vi sia piaciuta, noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!